Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Dannati manto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questi manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Winden. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato... Oh dei, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullius, signore! Il boia sta aspettando! Bene, vediamo di concludere. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosh, divini, aiutatemi! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. Maledetti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Questa è Helge. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele con dentro le bacche di ginepro. Buffo, no? Da ragazzo le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Chi sono, papà? Dove stanno andando? Devi rientrare, Nico. Perché? Voglio guardare i soldati. Entra in casa, subito. Sì, papà. Dobbiamo scendere questi prigionieri dai carri. Forza! Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Andiamo. Non è cortese fare attendere gli dei?